La buona onda necessita dei tre punti come l'ossigeno che porta la salvezza. La Pisana invece di un successo per agganciare in vetta il Santa Marinella. Nel recupero della quinta giornata di ritorno non mancano i motivi di interesse per due squadre che vogliono centrare a tutti i costi i propri rispettivi obiettivi. Un cordiale buonasera ad Enrico Pasquinistra per Ridolfi, perde però questo mismatch 2-1 per la buona onda, che è una buona chance il destro e la parata spettacolare di Camedda. Ora il lancio da parte di Crepaldi, intercettato, alimenta l'azione Infanti, prende la mira Infanti, deviazione e il pallone termina sul fondo. Calcio d'angolo in favore della buona onda che sta comunque spingendo, pallone sul secondo palo, deviazione sanguinosa verso la propria porta da parte di Marcucci che sciaguratamente regala il vantaggio alla buona onda quando sono passati 9 minuti dall'inizio di questo primo tempo. Ma tutto sommato ci sentiamo di dire che ha indovinato assolutamente l'entrata in campo. Poi attenzione a questo sinistro che è stato ribattuto bene dal portiere Martelli nel momento in cui stava per concludere, contropiede e poi cade a terra, ma non c'è fallo qui, incredibilmente non fischia direttore di gara, un fallo che ci era sembrato piuttosto netto ai danni di Mafrica e è stata castigata, punita da Racioppo al posto giusto nel momento giusto, ha dunque sentenziato per la seconda volta Camedda, 2-0 per la buona onda. Al di là delle linee perimetrali, nuovo calcio d'angolo, Antonetti il destro, preciso come un orologio svizzero, sul secondo palo beffa il portiere Martelli e dunque accorcia le distanze la formazione romana della Pisana. Pallone che non arriva a destinazione, contropiede da parte della Pisana, il destro pericolosissimo da parte di Mafrica. La Pisana che adesso insiste con questo destro improvviso, scoccato da Marcucci, mismatch adesso con Racioppo che alla fine riesce a fermarlo. A destra prova a ripartire, lungo con il sinistro, tiro che è stato più insidioso di quello che ci aspettavamo, pallonetto, colpo di testa di Crepaldi e poi cerca di vincolarsi e cacciare in porta dello stretto Mafrica che impegna severamente Martelli, protagonista di una nuova grande parata. Rispetto alla buona onda dunque in caso di vittoria salirebbe a più 6 dalla zona della retrocessione diretta, intanto c'è questa splendida combinazione con il destro a colpo sicuro scoccato da Lorello, strepitosa parata però del portiere Camedda in calcio d'angolo, si è fatto anche male Camedda in una buona posizione per far male in questo caso il giocatore della Pisana Antonetti, pallone perso 3-1 da parte della buona onda che può gestire questo contropiede, non lo fa nel migliore dei modi. Bel pallone intanto recuperato dal calciatore di casa e poi c'è la possibilità da parte della buona onda, arriva a sinistra Bergamini che spreca una pantagruelica occasione da rete e poi se ne va in profondità e c'è attenzione un fallo netto ai danni di Marcucci. Scarica a destra per il capitano Rossetti, ancora verticalizzazione verso Antonetti, calcio in porta Antonetti, splendida risposta da parte di Martelli, difettoso Antonetti, autore del bellissimo gol del 2-1, 1-2 che si chiude intanto in favore della buona onda e il pallone che termina sul fondo. Martelli, in quanto era totalmente coperto, sbaglia tutto qui, attenzione alla buona onda e poi c'è il palo fragoroso colpito da Teo Filatto. Antonetti che sta giocando sicuramente una partita diligente ed anche di qualità in fase offensiva, ancora Mafrica, il destro di Mafrica e c'è la risposta in calcio d'angolo da parte di un Martelli. Dall'altra parte la Pisana adesso può essere esiziale con Mafrica, uscita che è stata splendida del portiere Martelli, altro corner, il pallone dentro e poi c'è la correzione del calciatore della Pisana con la maglia numero 3 con questa iniziativa da parte di Longo, poi Mafrica se ne va, Mafrica fa tutto benissimo ma si trova di fronte un polipo ovvero sia Martelli, stavolta aveva ragione Crepaldi, rallo, ancora il destro da parte di Crepaldi, bel pallone messo dentro ma capisce tutto Infanti che riparte, Infanti prova a sterzare, Mafrica ruba il pallone poi riesce a evitare il proprio avversario e tirare in porta, sembrava ormai un gol fatto, Mafrica ha fatto impazzire tutti, ancora Longo e Lorello che duettano, Lorello che caccia in porta sul secondo palo, non ci arriva per questione di centimetri Infanti. Tutte le quattro reti sono state infatti segnate nel primo tempo. Intanto il pallone arriva a Longo che segna l'importantissimo gol del 3-2, si è fatta nettamente sorprendere, la retroguardia della Pisana è rimasta a guardare
i giocatori avversari che sono andati dunque a bersaglio, e dunque adesso si fa davvero dura per la squadra ospite. Lorello, Bergamini non riesce ad agganciare, riparte allora Teofilatto, allarga il gioco verso Mafrica. Mafrica, scucchiaiata di Mafrica, salvataggio miracoloso da parte di Infanti. Allarga il gioco verso Rossetti. Mafrica deve stare attento perché è ultimo. Mafrica che calcia in porta e colpisce un fragoroso palo, ampiamente in zona recupero. Non siamo riusciti a vedere quanto ha dato l'arbitro di extra time. Attenzione a Marcucci, il destro di Marcucci viene ribattuto dal proprio giocatore, sembrava un gol già fatto, e poi la porta è sguarnita e finisce qui. Una vittoria a dir poco sofferta da parte della Buena Onda, che vince una partita cruciale contro la quarta forza del campionato, la Pisana. Si allontana a questo punto dalla zona relativa alla retrocessione diretta, e dunque sono tre punti d'oro questi per la squadra di mister Marcelletti. E con queste immagini di saluti reciproci vi salutiamo, vi diamo appuntamento alle prossime sfide. Un cordiale saluto e ringraziamento agli amici di Mondo Futsal da parte di Enrico Pasquali Coluzzi e Matteo Viglianti, che ha operato le riprese televisive.